Ciao ragazze, nuovo video finalmente sui regali che abbiamo ricevuto per Alessandra al battesimo. Ho tre borsoni pieni, per ora ve ne tiro su soltanto due perché... Così faccio anche l'anteprima per il video. Veramente tante tante cose ha ricevuto e c'è un'altra borsa come quella. Scusate un po' la luce, ma qui a Torino diluvia di nuovo e quindi non c'era luce. Quindi ho messo una luce provvisoria qui sul tavolo, quindi mi vedrete un po' sparaflesciata. Perdonatemi, ma è l'unica soluzione che ho trovato. Tra l'altro sono anche un po' di corsa, quindi bando alle ciance, come dico sempre. Mi sbrigo a mostrarvi tutti i regali che ha ricevuto Alessandra e anche qualcosa Federico qui e là. Vado a random. Allora, non dirò chi ci ha fatto il regalo perché di tanti abbiamo praticamente tolto tutte le buste, le abbiamo messe tutte insieme perché vogliamo conservare tutto, quindi non mi ricorderò di tutti i regali di chi sono, quindi io vi faccio vedere a random così. Allora, abbiamo ricevuto, Alessandra ha ricevuto questo set carinissimo con braccialetto e collanina, con questa super stella da star proprio. Molto molto carino, ci è piaciuto tantissimo. Poi questa cornice di un negozio qui a Torino di argenteria, che è bellissima, mi è piaciuta tantissimo, è della Disney. Aspettate un po'. Sì, di qualcosa mi ricordo comunque. Allora, questi qua sono della nostra amica Stefania, perché quando mi ricordo questa, guardate che bella, mi è piaciuta da morire, degli Arresto Gatti. Appunto, provvederò appena ho le foto del battesimo a mettere una bella foto di famiglia qui dentro e la metterò poi in mostra nel nostro soggiorno, non vedo letteralmente l'ora. Poi io amo le cose Disney, ma di qualsiasi cosa si tratti, veramente le adoro. Poi aspettate che ricompongo tutto, poi la chiuderò dopo. Poi da un'amica di Riccardo abbiamo ricevuto questa cornice, no, cornice, scusate, questo album. Veramente ho avuto una fortuna pazzesca perché io questo album qui già lo puntavo su Amazon, l'avevo già visto e quando ho visto che ce l'hanno regalato, veramente mi sono detto non ci posso credere, cioè veramente. E questo qua sarà ufficialmente, quindi ve lo dico in anteprima, l'album del battesimo. Guardate che bello. Baby Love è in legno con questa chiusura. Io adesso questo era staccato e io l'ho infilato appunto, vedete? E l'ho fatto un fiocco davanti. Vi faccio vedere dentro, ma è veramente molto molto semplice ed è carino perché si può fare una specie di album tipo scrapbooking. Quindi è veramente molto particolare, infatti l'avevo già adocchiato su Amazon. Questa è la copertina e poi qua ci sono appunto proprio dei cartoncini, quindi vi potete divertire insomma a mettere le foto come volete voi, a scrivere quello che volete voi, insomma meraviglioso. E insieme ci sono queste freccine colorate che potete mettere per indicare la foto e scrivere appunto quello che volete per dare un minimo di spiegazione, no? Io l'ho trovato veramente magico. E questo Silvia e la sua amica, insomma, al battesimo. Adesso non penso che riuscirò a rinfilarlo, quindi farò poi dopo anche qui, faccio poi tutto dopo. Poi un sacco di gioiellini, questa è la madrina Marta che conoscete bene tutti perché l'avete vista nei vlog, qua c'è il bigliettino e qua c'è una splendida A. Aspettate
spero la vediate, con coccinellina portafortuna. Questa qui è la di Alessandra, ovviamente. Poi questo qui è della mia amica Stefania. E guardate che carina la scatolina rosa con l'orsacchiotto, con il buco a orsacchiotto. Aspettate che non voglio far pasticci. E sono orecchini in oro bianco con zirconi. Spero vediate bene, sono veramente molto molto belli. Poi tutto qui. Poi la mia madrina Lucia la mia madrina Lucia invece ci ha preso, avendomi chiesto appunto di cosa avevo più bisogno, le ho accennato al fatto di aver principalmente necessità magari di abbigliamento per più avanti, no? Perché sapete che sia sempre tutto per il momento attuale, ma poi per dopo non sia mai niente. E quindi, questa è sempre la signora di sopra, e quindi ha preso questo cappottino veramente sfizioso, color direi avorio, un avorio panna, con le orecchiettine, guardate che dolce, con le orecchiette da lupetta. E questo qui non so se veste, sì, 24 mesi, quindi lo terrò poi per il prossimo anno. Poi questo lo lascio qui, tanto la busta è vuota. Poi in quest'altra busta, vabbè, della mia madrina c'è anche altre cose, magari ve le faccio vedere tutte insieme così non ci confondiamo. Allora, per Federico, sempre la mia madrina, ha preso una tuta dei Gormiti. Federico non capiva più niente, e per 10 anni, quindi anche questa la sfrutterò il prossimo anno direi, quindi quando avrà 9 anni e mezzo, penso, perché lui poi è magrolino, quindi mette tutto giusto, è difficile che glielo metto prima. Invece Alessandra, essendo un po' più cicciottella, magari le cose 24 mesi le mette anche prima dei 2 anni, insomma, se va avanti così, ecco. Allora, questa tutina qua è dei Gormiti. Federico non ha più capito nulla, cioè veramente quando l'ha vista ha detto no, non ci credo, anche perché lui ama i Gormiti, e in più non se l'aspettava, perché essendo la festa di Alessandra, insomma, non si aspettava regali per lui. E poi insieme le ha preso questa maglietta, questa qui è 9 anni con la manica lunga, che sfrutterà appunto l'anno prossimo, molto molto carina anche questa, sempre dei Gormiti, sempre la signora di sopra, anche questa. Poi calzine invece 6-8 anni che mette adesso, di Covery, con le bandierine inglesi. Poi pantalone sempre abbinato alla maglia e alla felpina dei Gormiti, questa qua sempre 10 anni. E c'è il pantalone tuta, diciamo. Poi aspettate che sposto un po' di cosine di qua. Allora, invece, sempre dalla mia madrina, per Alessandra, questo abitino bellissimo che metterà, penso, a Natale, perché tra un mese, insomma, dovrebbe già andarle, perché le cose, diciamo, 9 mesi le stanno già giustine, quindi questo qui, che è un 12 mesi, dovrebbe andarle tra un mesetto, quindi quando avrà 10 mesi. Ed è così, è bellissimo, metterà sicuramente, insomma, mi auguro, per Natale, per le festività. Molto molto carino. Poi sempre la madrina ha preso questa felpina, sempre 12 mesi, no scusate, una maglia, vabbè, apriamola, questa maglia a manica lunga, aspettate che, op, con un po' di glitter. Poi questa felpa qui, questa qua è sempre 12 mesi, è una tuta, scusate, felpina, e pantalone abbinato con questa stella molto carina con la coroncina da reginetta. E
Poi questa qui sempre 12 mesi, che dovrebbe essere, mi pare, una maglia a manica lunga. Un attimo. Sì. Maglia a manica lunga viola. Molto carina, con questo coniglietto simpaticissimo. Poi mettiamo le carte qui. Allora, sempre ancora la mia madrina, questo coprispalle bellissimo, che sa proprio di super soffice, da mettere appunto con un vestitino. Poi questa felpina qui, volato tutto, tutina, scusate, non si era capito che c'era anche il pantalone, sempre 12 mesi, rossa, con, vieni vieni amore, mio amore è tipo pantera rosa, e pantalone abbinato. Mamma mia, ho fatto la torre di Babele qua. Ok, un po' di robina da vestire. Grande amore. 12-18 mesi, calzamaglia, sempre da abbinare a vestitino, sempre da mettere insieme magari al vestito per il Natale, insomma, ha fatto proprio tutto il completo. E poi, non è ancora finita perché non bastava. Questo qua, scarpa 18-20 per Alessandra, non so che costa, luce sparaflesciante, non so se vedete bene, comunque è un... Luce sparaflesciante! se... Lui e le sue sempre entrate nel video, così, le sue... l'attacco di... calzine sempre sul panna, direi, con queste righe argentate e beige di Alessandra, e anche queste qui sempre, che sono le taglie un po' più piccoline, mi fa ridere, grigia con i pois rosa. Spero non crolli tutto, ma io sapete che vi dico che rinfilo tutto. Oh, ho trovato un'altra busta. Cioè, abbiamo buste come se non ci fosse un domani. Bottino che vi ho già fatto vedere, quindi queste sono tutte cose della madrina. Poi passiamo all'ultimo sacchettone. Ma sapete che della madrina quale? La mia madrina, non la madrina di Alessandra. No, di Marta l'ho già fatto vedere. E allora? Ho già fatto vedere il ciondolino d'oro con la A e la coccinella. Poi questo qui di Natalie e Guglielmo, bellissima anche la scatolina. E dentro c'è una maglietta che adesso la mia amica Silvia, che vedrà questo video, dirà: no, non ci credo, perché lei quando mi manda i messaggi, lei mi chiama Riccia, Riccetto, proprio Riccio, l'animaletto. La bestia. Ma no, amore, mi hai dato della bestia. No, io mi hai dato Riccio. A bestia. Vabbè, questa... Taglia, va. Mi ha dato della bestia. Vabbè. Comunque, guardate che carino. Silvia, guarda quanto è bello. Drin, drin, drin. Ok, vabbè, la smetto. È bellissima. Quando... Se Riccardo mi guarda malissimo. Drin, drin. Ma quando l'ho vista, ho proprio subito pensato alla mia amica, che lei proprio mi mette l'emoji del riccio nelle chat di WhatsApp, no? E quindi quando ho visto questo ho detto: no, vabbè, anche mia figlia sarà una mini riccia. E poi appunto ci hanno fatto la busta con gli auguri. Poi questo dove lo metto? Anche perché se metto tutto qua la luce sparisce, quindi ok. Poi questo qua di Stroili, come quello di Marta, ce li ha regalati la mamma di Riccardo. Sono orecchini bellissimi a forma di cuoricino, e che era qui sul tavolo, devo capire dove l'ho messo, penso nel portafoglio, ma dopo controllerò. Un buono di Universo Bimbo, che è qui da qualche parte, quindi quando lo trovo ve lo farò vedere. È un buono di Universo Bimbo da 50 euro. Poi tutina
questa qui, che adesso vi vado ad aprire, con tanto di bigliettino da un'amica, no, dalla figlia di un'amica di famiglia. Ed è questa tutina splendida blu con golfino incorporato, cioè praticamente già attaccato, fantastico. Ed è fatta così, con tutte queste roselline, questo motivo simil scozzese, direi, fatto a puntini. Molto molto carino, qua c'è da fare il fiocchettino, insomma è molto 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 particolare, sì, molto carino questo, così lo togliamo dalla scatola. Poi, questo è tanto per farvi capire i bigliettini, magari dopo ve li faccio vedere perché sono tutti molto molto carini. Poi, bustina di Joy in questo caso, da i miei cognati, quindi fratello e moglie di Riccardo. Nonché padrino, ha ragione, vabbè, mi perdo qualche passaggio. Padrino e zio anche di Alessandra, questo splendido, questa splendida collanina che ci ha colpito molto perché è molto particolare, con due cuoricini uniti, veramente carinissima, e questo è piaciuto un sacco anche ad Alessandra. Poi Blue Spirit, questo qua è sempre da un'amica di famiglia di Riccardo, Luana. Aiuto! Allora, guardate che carina la scatolina, questo fiocchettino. Ah, già, è vero, anche qua, infatti c'ero rimasta al battesimo, perché anche qua coccinelline, quindi avrà l'abbinamento con la A di Marta, la mia migliore amica nonché madrina. Qua si fa un po' di confusione con i ruoli. Madrina di Alessandra. Madrina di Alessandra, non la mia, se giro. Poi un altro amico di famiglia ha fatto la Bibbia di sempre quella di sopra. Cioè, nel video ti giuro l'ho già detto 4 volte. Questa è la signora di sopra, che se mi segue, ciao signora di sopra, grazie per tutti i rumori nei video. La Bibbia di la Bibbia di Gerusalemme, bellissima, tra l'altro l'abbiamo già aperta, adesso faccio un po' di fatica, però profumo proprio di nuovo, di carta, insomma spettacolare. E insomma, questo è stato il suo mega regalone, amico di famiglia Emilio. Poi questo non me lo ricordo, perché dovete capire che quel giorno lì io e Riccardo non sapevamo neanche come ci chiamavamo e non abbiamo neanche visto nostra figlia praticamente. L'hanno vista tutti, vero amore, tranne noi. Io fino alla chiesa fino alla chiesa ce l'avevamo noi, poi abbiamo perso il controllo di tutto, dei nostri nomi, di nostra figlia, perché eravamo presissimi, quindi tante cose non siamo, un po' confusi. Questo ce l'ha fatto mia nonna, ovvero nonna bis per Alessandra. Lo faccio vedere da più vicino. Bellissima. La bacchetta. Questa l'ha fatta l'amica dell'amica di Riccardo, Silvia, che ha già fatto un regalo che vi ho fatto vedere prima, ovvero la l'album. L'album fotografico, quello che vi ho fatto vedere in legno, è l'amica che fa bacchette, diciamo, da collezione, no? Fatte a mano da lei di Harry Potter, e sapendo che io sono anche un po' una fanatica, ha fatto la mini mini bacchetta per Alessandra, ma veramente ben fatta, molto molto carina, cioè guardate. E appunto scritto: formata da legno di gioie da un nucleo di cuore di peli di felicità, realizzata da comitato segreto di G. Ollivander, cioè veramente bellissima. Non me l'aspettavo, poi con la scrittina qui Alessandra, veramente simpatica. Ollivander si chiama? È un vuoto. Come si chiama già? Che ne so, devo chiedere a te. È un vuoto. Ok, Google. No, vabbè, cioè. Comunque non me lo ricordo. Invece, per quanto riguarda i biglietti, che questo qua me l'ero perso per strada praticamente, che è della mia madrina, appunto, quella dei vestitini.
E ve li faccio vedere giusto le copertine, per non farvi vedere i messaggi personali, però ce n'è di veramente carinissimi. Adesso ve ne faccio vedere, ve li faccio vedere. Allora, aiuto, ci metterò 20 anni ad aprire tutte le buste. Allora, c'è questo qui. Stasera torni, sono ancora qua che apro tutte le buste. Sono veramente tanti e veramente belli. Anche questo mi è piaciuto tantissimo. Diciamo che a me piacciono molto quelli moderni, non so, quelli che si usano adesso, tutti sberluccicosi, vabbè, ma io sono, ho i miei gusti. Ah, questo è anche molto carino, col cupcake, it's a girl, bellissimo. Poi questo qua con la colomba, molto classico, molto bello. Non ci si stufa mai della colombina con l'ulivo in bocca. Anzi, in bocca. Nel becco. Anche questo molto grazioso per il tuo santo battesimo. Poi c'è questo qui che è anche molto bello, con la bimba, con la candelina. Possa la calda luce di Gesù illuminare il tuo cammino. Auguri per il tuo battesimo. Anche questo molto molto bello. Poi anche questo, nel giorno del tuo santo battesimo. Poi questo qui con questo fiore dipinto. E vabbè, dentro c'è anche questo qui, molto bello, molto artistico. Poi c'è questo qui. Ah, eccolo, il buono di Universo Bimbo, l'ho trovato perché era appunto da parte di mia suocera e l'ho messo nel bigliettino di mia suocera. Quindi è questo qua, felice battesimo, col fiocchetto. Poi, ultimo e non meno importante, questo qui che è anche molto molto bello perché è tipo in 3D. Ecco, questo forse è quello che mi ha, non lo so, veramente particolare. Tra l'altro dimenticavo, perché era nella busta, buono Idexè da 100 euro da un paio di amici di Riccardo, quindi molto molto utile per comprare altri vestitini per Alessandra appena ci serviranno. E guardate, il bigliettino è carinissimo. Quindi questi sono tutti i regali, vero amore? Ah, il tutone, vero? Manca il tutone. Che è di là, mannaggia, non credo di riuscire a farvelo vedere. Riesci a fare la pantera rosa e prendermelo? Io gli sto per chiedere la stessa cosa, per prendere i miei vestiti. Vabbè, vai, tanto tra un po' si deve svegliare. Oh mamma mia, non entra più, è talmente in 3D che non entra manco più nella busta. Ma è veramente carino sto bigliettino. Vabbè, pazienza. Oh, non entra più, porca miseria! Ho aperto la porta e era già subito. Amore, adesso preparo il pranzo. Che deve mangiare. Oh, ragazzi! Non entra più! Ci penserò dopo. Credo di avervi fatto vedere tutto, manca giusto ecco, un'altra busta di un'altra sua amica, Stefania, che ringraziamo anche a lei tantissimo, ringraziamo tutti ovviamente per tutti questi doni. E spero di non dimenticare nulla, ma non mi pare di aver già utilizzato nulla di questi regali, quindi... Ah, ovviamente il passeggino, ce la posso fare perché i miei... hanno fatto la busta, ma ve l'avevo già detto in un vlog, e con i soldi, parte dei soldini della busta, abbiamo preso il nuovo passeggino di Minnie ad Alessandra, ma l'avete già visto. Però perché in tantissime mi avete chiesto come mi trovo, se mi trovo bene, quindi ho, si è svegliata la gnoma, vi farò vedere come si chiude, come mi trovo, così se anche a voi serve, insomma, lo potete acquistare più serenamente. E poi questo tutone che stiamo aspettando che arrivi. Non lo trovo. No. Ho trovato il fatidico tutone, spero di non esserne sporcata, no, perché nel frattempo ho dato la pappa ad Alessandra. Allora, il tutone è di Prenatal, con questi orsetti sul bordino molto molto carini,
e dentro è super super caldo, vedete, proprio peluscioso. E l'abbiamo già provato appunto per quando siamo in giro col passeggino, è fantastico. E questo è il regalo di mia nonna materna, quindi l'altra bisnonna di Alessandra, ed è super super caldissimo. E poi ovviamente il seggiolone, questo qua con la gallina, questo qua della Chicco, che mi aveva regalato la mia migliore amica Silvia prima di partire, perché appunto è partita, quindi non è potuta, ovviamente non è potuta venire al battesimo, ma c'è stata col cuore, ha mandato qualche foto, insomma. E quindi niente, quindi questi sono tutti i regali. Poi il passeggino appunto l'avete già visto nel vlog precedente, comunque un passeggino di Minnie molto molto bello, e ve ne parlerò nel primo vlog che farò, insomma ve lo farò vedere bene. Ora scappo dai bimbi, spero che vi sia piaciuto tutto, fatemi sapere qui nei commentini se avete ricevuto qualcosa di particolare per il battesimo dei vostri bambini, o se non avete ancora fatto battesimi o non avete nessuna intenzione, comunque ditemi cosa vi è piaciuto di più. Vi mando un bacio gigante e alla prossima, ciao!